Io mi chiamo Ruslan, io ho 35 anni, io abito a casa di Marco, Volgograd. Io abito a casa comunità Papa Giovanni XXIII, 12 anni. 14 anni fa la mia morte, mia mamma, e dopo arrivo, io abito un anno una signora, e qui dopo arrivo comunità perché è molto, molto difficile mia vita, perché questa signora voleva vendere il mio appartamento, tutto rubare, e io penso che io non volevo barbone, stato il barbone, io non volevo. E lì volevo andare in clinica psichiatrica. Io parlare con Marco, con padre Antonio, mia vita, le parlo con mia vita, e Marco penso, e dopo 2-3 giorni io arrivo qui. E abita adesso qui, abita. Marco è mio fratello, come italiano, fratello. Io mi chiamo Marco, ho 36 anni, vivo qui a Volgograd da 14 anni, in una casa d'accoglienza per persone adulte. Lo stile di vita che si cerca di avere in questa struttura è quello di creare comunque una famiglia dove le persone che per anni, per più lungo tempo, si sono trovati in una situazione di grossa solitudine, indifferenza, possono comunque riscattarsi ripartendo e ricostruendo le loro basi appunto dalla famiglia. Quindi ognuno ricopre un po' il ruolo che è tipico di un familiare. Quindi c'è il fratello, c'è lo zio, c'è il nonno. E quello che si fa comunque è soprattutto quello di condividere la nostra vita, mettere insieme ciò che siamo, condividere non solo tutto quello che può essere l'aspetto della quotidianità, dell'agire, del fare, delle responsabilità, ma soprattutto condividere tutto l'aspetto personale, interiore, quindi condividere le ferite, condividere le sofferenze. Sostenersi a vicenda, accettarsi per quello che si è, amarsi per quello che si è, senza pretendere nulla in cambio, senza avere la pretesa di salvare o senza avere la pretesa di cambiare la vita dell'altro. Ecco, sono la maggior parte persone con equilibri molto fragili e comunque con grosse problematiche relazionali. Chi ha avuto un passato di carcere, chi di strada, chi malati psichici, problemi di alcolismo, e quindi la difficoltà è proprio quella di riuscire ad avere una vita quanto possibile armoniosa all'interno della struttura. Ci sono persone che difficilmente potrebbero essere reinserite nella società, che difficilmente resistono ai ritmi di un lavoro esterno, e quindi ecco, si cerca di occuparli in struttura attraverso quello che si ha. Due volte a settimana abbiamo una piccola mensa che gestisco io con i volontari e le persone che sono qui accolte. Quindi le giornate in cui si va alla mensa, ci si sveglia naturalmente prima perché c'è da preparare, da mangiare. È un impegno che comunque coinvolge un po' tutta la struttura, e secondo me l'aspetto bello e importante è che c'è proprio questa possibilità di riscattarsi, nel senso che sono le stesse persone che magari una volta vivevano in strada, ora vengono ad aiutare le persone che si trovano in questa situazione.
costruiamo la mensa, dove veniamo appunto due volte a settimana. Le persone che incontriamo qui vanno dalle 20 alle 30 persone a volta. Quello che offriamo, oltre a un momento di condivisione, di sostegno, è un piatto caldo, quindi zuppa, pane e tè. Oltre medicinali, abbiamo un piccolo, diciamo, pronto soccorso e vestiario vario. Poi ecco, comunque la nostra presenza qui, oltre all'aspetto, diciamo, ecco, del cibo, è proprio quello comunque di riuscire a costruire con loro delle relazioni e, per quanto possibile, creare appunto dei rapporti di amicizia. Sapere che noi ci siamo per loro e viceversa. E ciò che a noi sta a cuore è proprio quello che, di non creare quella differenza che può nascere da chi aiuta e chi, diciamo, viene aiutato. Ma è un incontro di persone che si conoscono, si stimano e rispettano la vicenda e si ritrovano per condividere così un momento insieme. Sono Mirella e vivo da quasi 6 anni ad Astrakhan, dove sono responsabile della casa di accoglienza San Giovanni Battista. Al momento ci sono 9 persone in casa. C'è un nucleo familiare consolidato di persone che ormai sono anni che vivono con me. E poi ci sono altre presenze che sono più o meno temporanee. Il nucleo familiare è composto da Victor, un ragazzo che ormai vive da
dagli inizi con me. È arrivato in questa casa da una situazione familiare molto difficile. Negli anni il rapporto tra di noi è molto cambiato, perché se all'inizio la sua era una presenza più bisognosa di aiuto e di affetto, adesso io posso dire di poter contare su un vero e proprio fratello. Poi c'è Natalia con i suoi due figli, Andriusha e Denise. Nel corso degli anni la sua figura materna si sta rafforzando, diciamo. Se all'inizio, quando è arrivata, aveva un grande bisogno di essere incoraggiata e accompagnata anche nel ruolo di madre, adesso sta acquisendo sempre più sicurezza nei confronti dei suoi figli. Un'altra figura, un pilastro della nostra famiglia è lo zio Evgeny, invalido, senza piedi e senza mani, che è rinato da quando sono arrivati i bambini, perché per lui è stato come rivivere una seconda giovinezza, mi viene da dire, soprattutto nei confronti di Andriusha. Tra lui e Andriusha c'è un legame molto particolare. Delle persone che si sono ritrovate sotto uno stesso tetto per dei bisogni esterni, sotto questo stesso tetto creano comunque dei legami di parentela, quasi si può dire, dei legami familiari. E questo credo che sia un po' il punto di forza delle case famiglia della comunità Papa Giovanni. Non solo le persone vengono in cerca di noi perché hanno bisogno di un aiuto, ma molto è anche quello che donano ad ogni altra persona che vive nella struttura. Al momento, dicevo prima, ci sono anche delle presenze temporanee. C'è Samuele, che è un volontario dall'Italia, che è venuto per 3 mesi a darci una mano. Poi nel corso degli anni si alternano anche altre figure di questo tipo, dai volontari in servizio civile a ragazzi magari conosciuti qui ad Astrakhan per lo studio, per altri che sono passati per di qua per altri motivi legati, insomma, ad attività personali. E poi c'è anche in questo momento con noi c'è anche Marina con il figlio Ruslan, che ha trovato conforto in un periodo familiare difficile, ecco. Le nostre porte sono aperte a tutte le persone che bussano, che vengono in cerca di un po' di calore familiare. La nostra giornata tipo è caratterizzata dalle attività di una famiglia, una famiglia che ha dei bambini, quindi attività legate alla scuola, legate a visite mediche che devono essere effettuate, piuttosto che a commissioni legate appunto alla vita familiare. Oltre a questo, curo anche il progetto di condivisione di strada con i senza fissa dimora. 2 volte a settimana andiamo in giro per la città, per i punti caldi, diciamo, le chiese ortodosse, il bazar, la stazione. Andiamo a incontrare le persone che sono in giro, a chiedere l'elemosina. Un'osservazione che spesso viene fatta da persone che magari passano e seguono un po' dall'esterno il progetto di condivisione di strada, è il fatto che 2 volte a settimana dare tè caldo o freddo, secondo della stagione, dei panini, non è che supplisce di fatto a un bisogno alimentare delle persone. E io mi trovo d'accordo in questo, perché mi viene da dire il motivo principale comunque dell'andare a incontrare le persone è quello di creare una relazione, e lo spirito con il quale andiamo ad incontrare la gente in strada è proprio quello di andare a cercare il povero, che
che per circostanze non verrà da noi. E sono quei poveri che Don Oreste diceva, ci sono dei poveri che non ci verranno a cercare, che siamo noi che dobbiamo andare a cercare. È una cosa molto bella, è il fatto di vedere che si crea famiglia anche con le persone che incontro costantemente in strada. Si stupiscono quando magari per qualche contrattempo non riesco ad andare da loro, si preoccupano della salute, si interessano delle persone che vivono in casa con me. È proprio questo, secondo me, l'importante, questo scambio di vita. Per chi vive in strada questo non è scontato, perché nella mentalità russa, ma non solo, i senza fissa dimora non hanno dignità, non sono nessuno. E sapere che c'è qualcuno che li viene a cercare, che li vuole incontrare, che ci tiene anche a sapere e a conoscere i loro racconti, penso che dona gioia e li fa sentire importanti agli occhi di qualcuno. La gente spesso in Italia o anche qui in Russia mi chiede se mi manca la mia famiglia natale, se mi mancano i miei amici, gli affetti più cari, gli affetti di una vita. E la risposta è sì, cioè, sarebbe strano il contrario, ormai sono quasi 7 anni che vivo qui. Però questa mancanza è il buon Dio la compensa con la famiglia russa che mi ha donato. Io credo di non essere qui tanto per fare il bene a queste persone o per... Sì, è vero, dono loro la possibilità di fare famiglia, questo non è poco, però loro donano lo stesso a me. Io sento di ringraziare di cuore veramente le persone con cui io condivido la quotidianità, perché mi aiutano a dare un senso alla mia esistenza. Sono Alberta, sono membro della comunità Papa Giovanni dal 90, in Russia dal 92. Dal 97 vivo ad Elista, è la capitale della Kalmukia. È una repubblica un po' particolare perché la maggior parte della popolazione è buddista e su richiesta del vescovo e dei francescani abbiamo aperto una casa. E dal 2009 un piccolo centro diurno dove i ragazzi anche della città possono venire e possono fare attività ricreative, trovarsi insieme, vivere un paio di ore, ecco, insieme a noi. Ecco, qua siamo fuori nel giardino della nostra casa. Tutte le mattine dalle 9 all'una facciamo attività con i ragazzi della nostra casa e anche con ragazzi che vengono da delle famiglie della città. Il centro è un centro diurno, si chiama Don Oreste Benzi. Abbiamo aperto questo piccolo centro diurno nel 2009 per dare la possibilità appunto ai ragazzi che sono chiusi in casa di incontrarsi, di fare delle attività, di far vedere che loro possono fare delle cose belle e devono farle anche delle cose belle e si sentono stimolati a stare insieme. Ecco. Questa esperienza della città di Elista è l'unica
per i ragazzi che hanno più di 18 anni, che sono maggiorenni. Sempre di più riconoscono anche da parte dell'amministrazione della città le nostre attività, ci chiamano a fare delle piccole esposizioni al giorno della città, dei nostri lavoretti insieme ai ragazzi, e anche ci hanno invitato diverse volte a fare durante il giorno dell'invalido a presentare sia le nostre attività, e i nostri ragazzi hanno fatto anche dei balletti, partecipano alle gare del parasport. Ecco, cerchiamo di renderli molto partecipi alla vita sociale per quanto sia possibile. Sono Marika, sono un casco bianco. Siamo qui vicino a questi bellissimi ragazzi, dove al mattino stiamo con loro, giochiamo, facciamo i lavoretti, balliamo, giochiamo di nuovo, facciamo lavoretti, giochiamo. E dal lunedì al venerdì. In realtà non ci sono tante parole, basta tipo, non so, vedere loro quanto si divertono tutti i giorni. C'è una parte molto interessante per quanto riguarda la disabilità e lo sport, perché con una ragazza che è in carrozzina, qua in casa abbiamo giocato tante volte a tennis tavolo, e perché l'obiettivo era di andare a un parafestival a Mosca con altri ragazzi anche con varie disabilità, dove c'erano diversi sport, tra cui anche tennis tavolo. Ed è stata una cosa bellissima ed è importante secondo me che sappiano che loro in realtà possono fare di tutto, tra l'altro anche lo sport. E poi Tonia, vero? Dio mette nel cuore di ogni uomo una grande missione, ecco. Dio non guarda le possibilità fisiche o psichiche dell'uomo, ma guarda proprio la profondità nella capacità di amare. Ecco, per me in quel senso, ecco, Tonia, che è la ragazza Down che ho preso in adozione già negli anni 90, è un esempio lampante, perché lei non parla, ha un sacco di limiti a livello comunicativo, però è quella che ci insegna davvero ad amare e ad apprezzare le cose più semplici della vita. Come anche gli altri ragazzi, ecco, che anche loro, al di là del loro handicap fisico, hanno una forza di volontà e loro mi insegnano a guardare sempre in avanti, a vedere che ci sono sempre delle possibilità nuove per tutti, per ognuno di noi. Il lavoro che facciamo è quello di farli integrare nella società, per esempio con Svetlana, che è una ragazza in carrozzella. Abbiamo lottato tantissimo per poterla far frequentare la scuola dell'obbligo, per esempio con Lola, che è una ragazza di 25 anni che frequenta una scuola superiore. Ecco, penso che è molto importante che lei frequenta proprio la scuola superiore, oltre che per lei, ma anche proprio per i ragazzi, perché così si rendono conto che non perché uno ha un difetto fisico o un limite fisico è meno importante come persona, anzi. Ho visto anche che niente succede a caso, che se siamo insieme c'è un gran senso, che Dio ha pensato una cosa bella per noi. Viviamo insieme come famiglia perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro, perché ogni uomo ha bisogno di sentirsi voluto bene, di sentirsi aspettato, di sentirsi importante per qualcuno. Possono essere anche difficoltà, ma le difficoltà si superano proprio perché siamo insieme, ecco. Non siamo da soli. Thank you.
Я Светлана, я из Армении. В Астрахани живу уже больше 10 лет. В нашем доме живет мой сын, родной сын. Вот. И тоже трое приемных детей. Анжелика инвалид первой группы. И Альберт тоже инвалид второй группы. Обычно бывают дома они, потому что, на самом деле, для инвалидов в России так тяжело найти место. Дом, семья. Живут люди разные национальности, но, на самом деле, этот получается такая крепкая, мощная семья, которая... Все принимают друг друга и все любят друг друга. Мы этим детям даем то, что они были лишены. Любовь, теплоту, уют. Это очень такой большой труд, но внутренний голос твой, внутри который тебя зовет, это необъяснимо, это не можешь никому, никак не можешь. Сколько бы я ни говорила, сколько ни сказала, да все равно я не могла бы донести до них, почему я это делаю и ради чего я этого делаю. Первый раз, когда я познакомилась с ассоциацией, там, с Альбертом и дети, которые жили у нее дома, меня поразило просто вот это отношение. Вот. И эти дети как будто перевернули все то, что всю мою жизнь. Потому что я верила в Бога, да. Я всегда говорила, что я верю в Бога. Есть Бог, который всегда меня помогает. Но столько, чтобы знать и понимать и принимать, я не знала. Пока не жила в ассоциации, пока сама не чувствовала все это. Вот. И на самом деле это очень прекрасно, просто красиво. Анжелика, она не говорит, не слышит, но... делает больше даже, чем может делать там, допустим, здоровый человек, потому что она понимает очень много, она делает очень много, она дает силу жить, идти вперед, потому что смотришь на таких детей, как они, ты понимаешь, что делаешь, куда идешь и зачем все это делаешь. На самом деле чувствуешь, что они роднее, потому что когда живешь долго с человеком, даже если это не родной тебе, но все равно мы становимся родными, потому что мне очень приятно, я себя чувствую действительно как мать, как мама, когда я хожу на родительскую собранию в школу, когда я иду с ними и что-то делаю для них, и это слово «мама», когда они меня говорят, это уже говорит о многом.